Buonasera, benvenuto a un nuovo numero di replay. Il Pescara non sbanda sulla pista di Imola e si aggiudica la vittoria grazie alla sua Ferrari. Beh, tanti gli accostamenti per questo successo dei biancoazzurri. Il terzo consecutivo non accadeva dalla stagione 2015-2016. Si torna in campo già mercoledì per la prima giornata di ritorno e cresce l'attesa nelle Marche, perché il Pescara sarà di scena ad Ancona contro la sorpresa di questo campionato, entrambe a quota 31 punti. Parleremo della partita di ieri, del momento della squadra di Oteri e del prossimo impegno con Gianni Rosati, direttore sportivo. Buonasera Rosati, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera Francesco. Buonasera. Un saluto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. E ritroviamo con piacere anche il direttore di ForzaPescara.com, Paolo De Carlis. Buonasera, buonasera Paolo. Vado a salutare come sempre Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Non ci sono posticipi che ci interessano da vicino, però c'è qualche novità riguardante una squadra, una società di Serie C. Andrea, vogliamo dirla subito? Sì, il Cesena che ha cambiato proprietà, oggi è stato firmato il closing, il 60% delle quote del Cesena passa alla JRL Investment di Robert Lewis e John Aiello, il 40% resta alla holding CFC e dunque il Cesena finisce nelle mani di una cordata americana. A te. Saluto Loris Bennata alle telecamere, Maurizio Dagui in regia. Allora partiamo subito con i nostri ospiti. Allora Paolo De Carlis, parto da te. È cambiata la strada del Pescara? Sono cambiati gli avversari, intanto buonasera, sono cambiati gli avversari che non sono sicuramente gli avversari che sono tra i più accreditati di questo raggruppamento. Sono stati tre successi importanti, ma contro formazioni che non erano sicuramente irresistibili. È un Pescara che comunque sta trovando l'assetto giusto. Tu hai fatto la metafora della Ferrari, ma a Oteri la Ferrari ce l'aveva dalla prima giornata di campionato. A mio avviso questa è una rosa molto importante, non è sicuramente da quarto posto. Ritengo che adesso si possa cominciare in qualche modo a scalare qualche posizione in classifica con una formazione piuttosto già delineata. Quindi sono cambiati gli avversari. Ho detto, ma mercoledì ci sarà il primo test importante, perché ad Ancona, anzi ne approfitto per fare i complimenti a Micciola che è il direttore sportivo. Dopo lo sentiremo perché lo avremo collegato. Lo faccio vedere senza neanche saperlo, perché ha fatto un lavoro straordinario dallo scorso anno a quest'anno. Dopo parliamo dell'Ancona. E quindi una squadra che insomma il Pescara sicuramente servirà a farci capire a che punto è il Pescara. Avevamo detto lunedì scorso che queste due partite, Imola e Ancona, potevano inquadrare meglio la prospettiva di questo campionato. Riccardo, sulla partita di ieri sei più soddisfatto delle altre due vittorie o no? Un pochino meglio. Primo tempo noioso, secondo tempo l'occasione del gol, poi la partita si è aperta, vari capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, è stata anche abbastanza piacevole. Che dirti, che vedere una partita di Serie C e seguirla visto tutte le partite non è facile, perché ci sono molte partite che sono veramente noiose. Quindi è stato un secondo tempo abbastanza scoppiettante. Contento per il risultato, sicuramente tre partite, come hai detto giustamente tu, sono anni che non le facevamo e quindi ci avvicina a quella posizione alta che ci può permettere di fare un playoff quando ci andremo, anche se siamo in anticipo, una situazione sicuramente di playoff migliore che non arrivare dal quinto posto in giù. Per il resto cosa devo dirti? Secondo me l'allenatore non è che ormai... Non devi dire tutto adesso, abbiamo tempo. Però fammi dire ancora... Sto in grande forma. In forma stasera, Fabi. No, abbiamo vinto. Sempre, diciamo che hai informato natalizio stasera. No, sempre. Francesco, pensi che la squadra si stia calando nella realtà di questo campionato in ritardo, ma lo sta facendo? Se lo sta facendo in ritardo è ancora più grave di tutto quello di negativo che c'è stato. Rischiava anche di non calarsi nella realtà, quindi bene o male. Sì, adesso sono segnali
positivi, così come c'erano prima quelli negativi. Però, scusa, insomma, forse stiamo parlando, mi sono espresso male, si sta calando nella realtà del campionato perché sta vincendo delle partite sporche, ecco, senza offrire un grande tempo, infatti, diceva bene Paolo, contro avversari che sono di una fascia diversa da quella del Pescara, per esperienza dell'allenatore, per la consistenza della la forza della società, per l'organico. Queste partite non le puoi sbagliare se vuoi ambire concretamente a posizioni di alta classifica, tenendo presente che purtroppo ci si è svegliati tardi, o per meglio dire si sono addormentati un po' troppo qualche mese fa, perché ormai Reggiana e Modena sono andate. Forse puoi sperare di recuperare sul Cesena. Rivediamola questa classifica che ci sta illustrando. Comunque, Francesco, già mantenendo un quarto posto è meglio di come era fino a un mese fa. Quindi 45 punti per Modena e Reggiana, 14 le lunghezze dal Pescara, 8 punti dal terzo posto Cesena. Del Cesena, e a pari merito Ancona e Pescara con Lentella a una sola distanza. Prima di sentire, senza nulla togliere agli altri, il vero esperto di calcio che è Gianni Rosati, andiamo a sentire cosa ha detto Auteri, una breve sintesi dell'intervista di Paolo Renzetti, e poi ce la commenterà Gianni Rosati. Auteri, vittoria più importante per la classifica o per il morale a poche ore dal derby di Ancona? No, ma per il morale, ma noi dobbiamo continuare a giocare a calcio, essere così solidi, compatti dal punto di vista difensivo, essere propositivi, lo abbiamo dimostrato, essere aggressivi, abbiamo aggredito praticamente sempre a tutto campo, lo abbiamo fatto bene, scalando bene le posizioni, proprio su quello che avevamo preparato. Poi ripeto, qualche errore tecnico nel primo tempo, però francamente sono entrato in campo alla fine del primo tempo, da fuori non si vedeva bene, insomma il campo dopo era diventato veramente molto ma molto irregolare, e quindi questo condiziona anche e ti fa commettere qualche errore in più dal punto di vista tecnico. Continuiamo a giocare da squadra. Per chiudere, mister, nel finale i giocatori sono andati a salutare i tifosi, c'è stata una bella festa, sono lontani, più lontani i tempi del 91esimo di Pontedera? Ma noi sappiamo che i tifosi ci vogliono bene, che amano la maglia, poi dipende sempre da quello che facciamo noi, noi dobbiamo accettare le critiche, i fischi, ma perché è giusto così, loro fanno sacrifici, vengono, noi lo facciamo per professione, anche se all'interno della professione che facciamo abbiamo comunque dei valori etici, morali importanti, che senso di appartenenza, quindi è normale, è chiaro che ci fa piacere, ma noi vogliamo rendere loro felici. L'ultimissima, mister, quanto è importante la gara di mercoledì ad Ancona? Ma continuiamo, sono tutte importanti, adesso affronteremo un altro avversario forte, come Limolese, perché Limolese è una squadra forte, lo sapevamo, l'avevo già visto, è stato un bel banco di prova. Questa era l'intervista al nostro Paolo Renzetti. Allora, Gianni Rosati, si è chiuso il girone d'andata, poi vi lascio a voi il commento, questo girone d'andata targato Auteri, che valutazione dà? Beh, certamente, come dicevano anche i nostri amici, ci si aspettava qualcosa di più dal Pescara. Il campionato per me ormai, per la vittoria finale tra Modena e Reggiana, difficilmente si può... Più Modena o più Reggiana? Per simpatia a Modena, perché io vivendo a Carpi più vicino a Modena, che a Reggio. Per valori? Per valori, se dovevo scegliere la squadra che mi piace più di tutti... Era Lentella. Tra Reggiana e Modena. Per valori, ma direi che tutti e due hanno bisogno di un attaccante, non ce l'hanno nessuno dei due. Attaccanti non ce ne sono in questo girone, forti, non ne ho visti. Per cui non ce l'ha quasi nessuno. Beh, Ferrari è un bel attaccante. Ferrari l'ho incontrato col Piacenza, col Trapani, non ha toccato mai la palla. Negli ultimi anni, due partite non ha toccato la palla. L'anno scorso non è, vabbè, non è. No, non ti piace, è un altro discorso. No, però, non è il mio centravanti. Però. La storia di Ferrari, almeno negli ultimi due anni, dice che è un attaccante. Sì, è un cavallone che non, non partecipa. L'anno scorso ha vinto un campionato. Qui? No, dico Ferrari l'anno scorso. Con il Como, sì. Con il Como. Vabbè, sì. Non è il. Cioè, non è che possiamo negare. Non è che possiamo negare. No, l'almanacco. L'almanacco esiste per. No, l'almanacco. Io c'avevo Zola, tu c'avevi Ferrari, sì, e sì. Hai vinto Zola.
Zola allora, fa la Serie A. Lo sto dicendo che è un attaccante comunque in questa categoria è importante, non lo dico io. Sì, sì, no, no, per questo sì, beh, sì, sì, allora, per scusi, numero di gol, sì, però non ci sono. Che poi non ti possa piacere, ma questo ecco, va al di fuori della valutazione Reggiana oggettiva. Modena la favorita, quindi come collettivo sono... Scelgo il Modena. Modena. Per Tesserro. Va bene, però la domanda iniziale era Auteri e il Pescara. Auteri è un grosso allenatore, una persona assennata, dice anche cose, come ha detto, vere. Ha detto anche che l'Imola è una buona squadra. Non penso che l'Ancona sia più forte dell'Imola, tra l'altro. Mi dispiace dargli torto, ma non lo penso. Anzi, gioca la meglio, gioca meglio no, però la classifica mi sa che dice un'altra cosa. Ah, ma non mi interessa. La posizione no, no, non mi interessa. No, scusi, possiamo rivedere la classifica? Non mi interessa, non mi interessa. Posso chiamare la classifica? Non mi interessa, io guardo il gioco. Voglio vedere la classifica. Io sono onesto. Guardiamo la classifica un po'. Sì, sì. Sono quindi Molise ha 18 punti, l'Ancona 30. Paolo, italiano insegna calcio, la Fiorentina è la squadra che gioca meglio di tutti a calcio, palleggiando. L'Entella gioca a calcio, l'Ancona gioca a calci. Gioca il singolo, non gioca la squadra, non c'è gioco di squadra, quindi sì, non mi piace. L'Imola prova a giocare, poi non c'ha i personaggi che possono trasformare la vittoria, però gioca, l'ho vista giocare a fermo. Gianni, ma ci sono tanti punti di differenza, sì, eh. Sì. Al di là della qualità del no, gioco, no, sono d'accordo. L'Imola... Io ieri ho visto un primo tempo del Limolese, a me è piaciuto tantissimo Limolese, allora, però la classifica ti dice sì, altro, pur sì. Non avendo, come dire, due organici, no, gli organici, pure l'organico dell'Ancona non è che sia così scintillante. No, i punti li ha fatti. Ha fatto sicuramente sì. Più punti di quanto potesse sì. Far pensare l'organico. Beh, il campionato non è finito, Quindi questo girone d'andata di Auteri, secondo te Gianni, perché non è stato esaltante? Ah, questo dall'esterno ovviamente. Non so rispondere a questa domanda, non ho visto mai il Pescara, per cui questa domanda qui non la posso rispondere. Comunque si può avere fiducia avendo un buon allenatore in panchina. Questo senz'altro, perché lui è una persona, è un allenatore che si è sempre piazzato nei primi posti della classifica, ma soprattutto è un allenatore che fa giocare bene la squadra. E io guardo più quelli che non quelli che fanno i punti e giocano male. Ovviamente, dimmi Francesco. La domanda che tu hai fatto adesso... Perché lo Gianni voce bassa? Perché deve no. Cantare la serie di Natale, la serie sta risparmiando la voce. Perché la io serie non so di perché fai così. La serie di Natale si mangia in silenzio. Però qualche canto natalizio lo quale canto natalizio? Sono stonato. No. Perché credo che l'errore commesso da Auteri nel momento di così di confusione, di dubbi sulla consistenza della squadra sia stato quello di cambiare modulo. È che un errore tra virgolette, ossia che è stato un passaggio stranissimo, lo confermano tutti gli ex che hanno avuto Auteri, che abbiamo sentito a livello di B e di C, che si sono meravigliati che lui aveva cambiato modo di giocare. Ti posso fare giocare. Una domanda? Tu sei un collega a cui sono molto legato, che insomma conosco da qualche settimana. Secondo te la scelta di cambiare modulo l'ha fatto di sua sponte o comunque qualcuno gli ha detto guarda, senti, siccome stai andando così, dico che da allenatore navigato ed esperto, ed è il caso di dire abituato a tutto nel bene e nel male, credo che sia stato un pensiero suo, magari confrontandosi che ne so, con i suoi collaboratori, confrontandosi con il direttore, parlando magari con il presidente, ma tutto nasce da un suo tentativo di modificare, andando anche contro quello che è il suo modo di lavorare. Che idea, credo Paolo... che abbia tanta di quella personalità e esperienza Auteri per decidere con Paolo, la testa sua. Io siccome cioè, a un certo punto la sua panchina traballava abbastanza, insomma c'erano voci sempre più insistenti, secondo me prima di arrivare ad una situazione del genere avrà fatto di necessità virtù, avrà ascoltato anche qualche consiglio, come dice Francesco, che qualche consiglio è arrivato dall'entourage, no?
E Gianni ha fatto bene la società a dargli fiducia. Credo, Gianni, correggimi se sbaglio. Scusami, Francesco, dobbiamo andare fretta perché abbiamo dei collegamenti, dobbiamo rispettare i tempi. Gianni. Beh, quando si fa una scelta su certi tipi di allenatori che sono importanti, diciamo. Io prima di esonerarlo andrei fino alla zona limite, chiamiamola così, cioè mancanza di risultati di gioco, pubblico che contesta, allora magari ci potrei pensare. Per un allenatore di questa caratura io ci penserei, una volta che l'ho scelto ci penso a esonerarlo. Ma poi io non voglio fare polemica, chiedo scusa, ma le voci di chi? Da dove dette e da dove nascono? Su un eventuale esonero o un rischio grosso da parte di Auteri. Se il presidente più volte ha detto Auteri sta qui, il direttore sportivo Auteri sta qui, certo, se perdi 6 partite di seguito salta chiunque, ma salta chiunque. Ma siccome noi le voci di chi scrive in un determinato modo, di chi parla in un altro determinato modo, dall'altra parte ci sta quello che la pensa diversa e allora dice no, non è vero. Vabbè, che ci sia stendiamo stato un velo che tosso su questo mondo, che ci sia stato comunque un contatto, questo è innegabile, no? C'è stato un contatto nel momento in cui l'allenatore sembrava, c'è stato un contatto logico, con un altro allenatore, non è stato smentito, Francesco. Ma quello fa parte del modo giusto di lavorare, Genio, perché io vedo la squadra che è in affari. C'è un allenatore sotto contratto che è stato contattato in via esplorativa. Ed è giusto, ma è giusto perché credo che una società debba lavorare così. Non è un segreto, lo sanno tutti. Sì, ma se io giustamente vedo... ha detto che non squadra, ha paura, lui se io ha detto vedo che dopo la squadra è in affanno, è normale, avendo tra l'altro un allenatore sotto contratto. No, Francesco, io stavo rispondendo, siccome sembrava, da quello che dicevi, che fosse una buttata, non era così, c'era stato veramente un contatto. Riccardo, e poi do la parola a Andrea. Riccardo? Ma guarda, il discorso allenatore è legato anche al fatto che molti giocatori non hanno reso come dovevano rendere, perché poi in campo vanno sempre quelli, di là il club ha cambiato modulo. Però tanti giocatori quest'anno si sono nascosti, hanno fatto magari una partita. Chi bocceresti di questo girone d'andata? Non ho capito perché. Chi bocceresti tra i giocatori di questo girone d'andata? Per le qualità che hai, per quello che hai dimostrato in campo, Clemenza. Paolo, chi boccerebbe? Ma sicuramente Memusciai. Francesco e Gianni, se vuole, dall'esterno. Quelli che sono già bocciati, che hanno giocato poco, io avrei continuerei con Pompetti e Giambo, come che si pronuncia, e Memusciai me lo tengo lì e nell'occorrenza sono anche quelli, all'anagrafe che dice che non può giocare, quelli che si aspettava qualcosa di più da Dursi, che era il pupillo di Auteri, e invece un solo gol non è stato un grande, però ci sono stagioni pure. Sì. ieri ha avuto un'occasionissima, però insiste su Dursi. Sì. Andrea, c'ha ragione, se io mi fido perché non devo insistere. Ma c'ha ragione, direttore, dipende. Rosati, insomma, se è possibile parlare di una sorta di progetto che sta nascendo a Pescara, progetto tecnico, perché si arriva da una retrocessione, la squadra per buona parte è rinnovata e il primo posto ora è assolutamente cancellato dalle ambizioni. Quindi è giusto che ora si abbia una visuale più improntata a un progetto di rilancio pluriennale, perché tornare subito in Serie B sembra utopistico. Sì, sei più d'accordo a un progetto pluriennale. Non è facile adesso, anche se i play-off sono come un terno all'otto, difficile pensare, può darsi pure che il Pescara li possa vincere, glielo auguriamo, però è normale che uno debba pensare già al futuro e programmare per il prossimo anno. Lei ha parlato dell'Entella come una squadra che offre un buon calcio. Sì, no, però anche l'Entella non ha le attaccanti, è formata da buoni calciatori. Io l'ho vista anche ieri sera, una partita da vincere 4-0, la pareggiata 1-1 per colpa del portiere che ha fatto un rigore inutile, però ho visto che manca di un altro attaccante. Uno d'albanese è un buon attaccante, ne manca uno, però lui ha la possibilità di giocare con due mezze punte che sono Schenetti e Morosini, che sono due giocatori più di B che di C, non li ha schierati, però è una squadra che ha dominato tutta la gara. Adesso la Fermana non è una grande squadra, è meno dell'Imola se vogliamo a livello
livello tecnico, però in casa sembra una partita tosta a giocare a fermo, però l'Entella gioca un buon calcio, io l'ho visto vincere l'Ancona 3-1, non c'è stata partita. Ecco, ma in questo girone, nel girone B, qual è l'arma principale? Cioè sono i gironi uguali come valori tecnici, agonistici e mentali, oppure questo girone centrale si contraddistingue un po' dagli altri due? Beh, vedo che ultimamente anche questo è diventato più un campionato agonistico che non, diciamo, lascia un po' da parte l'estetica. Io sono più per l'estetica, quindi non è che mi diverto molto, come diceva lui giustamente, che si annoia a vedere qualche partita. Mi sembra che quest'anno ci sia questo cambiamento, che si vada, non voglio essere retorico, il fatto che l'Ancona faccia tutti questi punti giocando un calcio un po' così, molto personale, non molto, diciamo, di gruppo. Io può darsi che mi sbaglio, ma tanta differenza con il girone C, dove l'anno scorso l'ho seguito, ho visto tutte le squadre, non ce la vedo. Vedo le squadre che primeggiano, per esempio Reggiana, Modena e Cesena quest'anno, si possono benissimo avvicinare a quelle che l'anno scorso erano tra le migliori nel girone C. Quindi diceva, tutta questa differenza, dice, il girone C è più agonismo, ma per una questione più ambientale, perché tu vai al sud, ecco, vai a trovare dei campi che magari tutta la città spera a Catanzaro, perché vai a Lucca. Ma a Lucca c'erano 3.000 persone, vai a Palermo ce ne sono 40.000. Ma una volta, certo, prima l'anno scorso non c'erano. E no, se fai un playoff a Palermo ci sono 40.000 spettatori. Sì, certo, ma prima del Covid, adesso, l'anno scorso non c'era in nessun posto. Ma anche Bari, Avellino. Sì, ma comunque, perdona, i campi del sud sono diversi dai campi toscani. Questo da giocare a Pistoia non è come giocare a Castellammare di Stabia. Esatto, sicuro. Sì, sì, secondo me. Allora, tornando all'argomento che aveva sollevato prima Francesco sul cambio di modulo di Auteri in una parte della stagione, Auteri poi ha dichiarato: mi sono fidato troppo dei miei giocatori, vedendoli in allenamento che davano qualcosa, poi la domenica invece non rendevano, non lo farò più perché in pratica mi hanno tradito fra virgolette. Sì, e lui ha cambiato l'assetto in alcuni ruoli con gli uomini su cui aveva puntato inizialmente, no? Cioè, questo è sotto... Lui è passato una linea verde con i giovani che gli hanno dato qualche soddisfazione. Esattamente, cioè, poi alla fine ha deciso di votarsi proprio a questo credo che gli ha cominciato a dare prima soddisfazioni sotto il profilo dell'organizzazione del gioco. Poi sono arrivati questi tre risultati, però è indubbio che, come diceva Francesco, Giambò e Pompetti lì in mezzo è un altro Pescara. Ieri è tornato a far giocare Memusciai. Sì, però ieri ha fatto, quello che dicevamo, cioè, lo alterna, cioè Memusciai 20 minuti, mezz'ora è un fior di giocatore, ma pensare di dargli le chiavi del centrocampo per tutte le partite e anche fisicamente, questo è un campionato impegnativo. Ecco, Rosati, questi elementi che hanno una bella carriera alle spalle, ma fanno più fatica a calarsi nella realtà della Serie C, vari Galano. Poi lui arriva da due retrocessioni. Un po' per tutti, anche nelle altre squadre li ho visti in difficoltà. Ieri sera c'era De Sena in panchina, nell'Entella non giocava. Giocava però Caric, che è un ottimo giocatore, non l'avevo mai visto. Non conta la carta d'identità. No, non conta, perché... come diceva lui, Paolo, giustamente qui, cioè, si qui, corre, cioè, qui ti passano sopra. Ti passano sopra. Adesso c'è più fisicità che tecnica, almeno che non c'è un giocatore raffinato. Tant'è che voi prima dicevate di Clemenza, che è un ottimo, tecnicamente un ottimo calciatore. Però è il discorso di Dybala con il nostro amico: se non sta bene fisicamente non ce la fanno a giocare, perché c'è una fisicità, quella di Zaniolo, che da solo fa vincere la Roma. Però la Serie C è un grande serbatoio anche per gli allenatori, ne ha scoperti tanti negli anni in Serie C. Vogliamo ricordare? Beh, sì. Ah, io sono stato fortunato. È solo questione di fortuna. Sì, beh, il primo è il vostro comune amico, quando è venuto a Ferrara, che nessuno lo voleva prendere. Parliamo di Allegri. Mi dicevano tutti che era un matto. Ma lì era facile, troppo intelligente, sempre intelligente. Io quello ho detto, che lui era una persona è facile, intuitiva, che arrivava prima. Vabbè, poi Massimo Ficcadenti, l'ultimo italiano, ma Mazzarri, Gianni De Biasi. Mazzarri a Pistoia? A Pistoia, ma anche a Reggio.
Sì, a Reggio Calabria. Gianni De Biasi a Carpi. Gianni De Biasi a Carpi, poi italiano a Trapani. Italiano a Trapani. E oggi, se devo dire... Italiano e Allegri sono i top della tua scuderia. E... sono due allenatori completamente diversi. Bravissimo. Completamente sono due diversi. Però, sono due allenatori di... ci metterei un altro che ho avuto come giocatore, che ho sempre pensato, e dicevo al suo procuratore, che Tinti, che era più forte anche da calciatore del fratello, ci metterei anche Simone Inzaghi. Ma non perché primo in classifica, adesso che... Io Simone... c'aveva un debole, anche perché uno che resiste tutti quegli anni facendo con lo titolo, bene con lo titolo, vuol dire Simone Inzaghi, che tra l'altro ha un grande carattere. Simone no, è una persona anche lui come lei, intuitivo, intelligente, sa stare al mondo, è bravo, ha capito lo spogliatoio della Lazio come ha capito lo spogliatoio dell'Inter. Arriverà pure italiano, italiano arriverà secondo me, perché ha tutte le qualità tecniche. Ieri ho visto la partita della Fiorentina col Sassuolo, doveva vincere 20-2, e sono quelle partite che nascono male e finita 2-2, mi divertivo, c'erano le persone che dicevano, ogni due azioni erano parate. Ma vi ricordate lo Spezia? Cioè io invece l'allenatore che non riprenderebbe mai più? Io? Sì. Ma ce n'è uno solo, è stato anche a Pescara. Basta. Non è Ivo Iacone. A Pescara ce ne sono stati. No, Ivo lo prenderei sempre. A Pescara ce ne sono stati tanti. Si può dire se è stato a Pescara, non è che... Adesso non ricordo quelli che... Tanto non lo riprenderebbe, quindi... Vabbè, adesso facciamo una breve ricerca, Andrea, vediamo di capire a chi si riferisce. Quando fate le cosiddette... parliamo di calcio, mica bravo, di... quando fate le cosiddette latiniziali... benissimo, lo dico allora. Puoi dire l'avevo scelto io, me lo so. Ma che significa? Non è quel problema, è un allenatore che non ti piace, dillo. Breda. Breda. Nemmeno lo consideriamo tra gli allenatori. Allenatore, con tutto il rispetto, però Breda. Però ti posso, anche lì posso dire una cosa. Il Breda di Latina era un altro allenatore. Il Breda che ha fatto un campionato a Latina, che abbiamo visto in Latina, noi l'abbiamo incontrato con... a me quel Latina piaceva molto. No, non giocava male quel... Quindi se l'è ritrovato Breda, non è che l'ha portato. No, veramente è stato esonerato Ivo Iacone, sì, dal presidente Foti. Su, sì. Parliamo della regina, perché... Su pressioni da interne, dietro di me. Lui ha voluto per forza prendere l'allenatore che era della Primavera. Ah no, perché quello aveva giocato, era il medico capitano della Regina, se non sbaglio, no? No, Salernitana. Ah, scusa, sì. No, c'era un suo socio lì dentro che spingeva, che adesso sta... Parliamo della Regina, non della... Sì. Invece, quale allenatore, poi andiamo in pubblicità, avrebbe voluto prendere e non ci è riuscito, che le piaceva tanto, ma non è riuscito a portarlo nelle sue squadre? No, giochi di memoria stiamo facendo, sì, stasera. Alla mia età, insomma, appunto. Giochi di memoria. Ma vedo che però, però no. Una volta, ecco. Sì. Chi è? Guidolin a Genova. Guidolin. Vabbè, stiamo parlando però. Stiamo parlando del top, cioè qui sono i top player. Italiano, quindi, Allegri. Cioè non è che stiamo parlando di allenatori di seconda fase. E chi dove... di prima fase, noi stiamo parlando BC. E chi dovevi pagare? Mazzarri però in difficoltà. Il mago di Turi. Mazzarri da San Vincenzo. Come dice Allegri. Va bene, andiamo in pubblicità dopo questa prima fase, poi torneremo a parlare con altri amici, a tra poco. A Montesilvano Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Per
Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio, allora abbiamo fatto un po' di discorsi a 360 gradi con Gianni Rosati, che conosce ovviamente meglio di tutti Catuzzi, il calcio, il campionato di Serie C. E, dove eravamo rimasti? Al Revallo, a Guidolin, vabbè, Guidolin adesso fa il commentatore. Degli allenatori di questo campionato invece chi la soddisfa di più? L'allenatore dell'Ancona Matelica sicuramente. Beh, no. Diano della Reggiana, no? Mi dicono che è bravo. No, più che mi piace più di tutti, non è in questo girone. È Caneo della Turris. Della Turris, sì. È la squadra che sta giocando il miglior calcio in Serie C. Anche il Renato è un buon allenatore. Anche il Renato c'è Cevoli come allenatore, sì. Tu Paolo dicevi l'allenatore Colavitto? No, siccome lui dell'Ancona, dicevi. Sì, l'allenatore sì. dell'Ancona è Colavitto, però siccome ha detto che a lui non piaceva, era naturalmente una provocazione. Non lo conosco nemmeno, per cui non posso giudicare. Però mi hai detto che l'Ancona non ti piace come gioca? No, ho capito gioca, male. No. Ho capito male? C'è un gioco così asettico. Riccardo, che dici? No. Gianni Rosati, uno che non le manda a dire. Ma figurati che sono della Soldoppio. No, quello che volevo dire è che Ancona c'è un certo passato.
Ci sono ma quella stati... è Anco... Matelica. Ah, allora diciamo che è il Matelica e non è l'Ancona. Vabbè, loro giocano ad Ancona col pubblico di Ancona, le magliette di Ancona. Ma l'Ancona era quella di Castellani, vabbè, Italo non c'è più. E di Pierone Ermanno, che c'erano calciatori. Anzi, calciatori scomparso da poco Pierone, tra l'altro sì. Però, sì. L'Ancona sta facendo un buon campionato adesso vediamo alla fine, vediamo diciamo anche che però l'Ancona se non era per questa era affiliazione con il Matelica probabilmente non troveva la Serie C a livello dilettantistico il prossimo anno si chiamerà soltanto Ancona e non è manco giusto. Allora Matelica in provincia di Macerata sì. E doveva per me poteva andare a Macerata ma non poteva andare ad Ancona che non è la sua provincia però la che è 100 chilometri lei sa la storia tra il Matelica no, e Macerata io faccio un discorso no, loro discorso. Volevano andare a Macerata ecco. Poi l'accordo non è stato raggiunto nelle ultime ore poi ce lo confermerà Micciola e di conseguenza una volta saltato l'accordo con la maceratese si sono rivolti ad Ancona perché cercavano una provincia sì, ma io quello che discuto è la è la federazione che permette questa cosa cioè sì, può permetterla il campionato e tu poi permetti ad un'altra società di fatto almeno nominativamente di godere dei meriti altrui uno e due te lo posso permettere nella tua provincia ma non fuori provincia però lì c'è stato questo però problema lo conoscono in tanti tutto, quindi lì non si sono accordati mette KO uno per uno sulle storie delle società sulle storie come? Lui sul calcio abruzzese marchigiano sa tutto perché il suo diviso. Sì, ma vabbè, lui però no, voglio dire il fatto il problema del Matelica con Macerata con la maceratese è un problema reale cioè sì, no, sono arrivati sapevo, a due sì, ore sì, poi sì, non sì. Si sono accordati e non avevano più alternativa cioè, sì questo sì. Lì ha sbagliato la maceratese doveva prendere il Matelica. Andrea Costantini sempre per Rosati che poco fa ha definito asettico il modo di giocare dell'Ancona Matelica, perché è asettico questo modo di giocare che ha portato questa squadra ad avere attualmente il terzo miglior attacco alla fine del girone d'andata? Ma probabilmente adesso io ho visto una partita dell'Ancona Matelica, l'ho vista con Lentella, ripeto la partita. Tu hai fatto solo per Lentella? L'ha fatta a Lentella, no, perché mi è piaciuta il modo di giocare, ha giocato da squadra, non con i singoli. Ho visto che sicuramente l'Ancona Matelica ha molta grinta, molta corsa, sono tutte cose. Rispecchia l'allenatore, no? Ti ricordi con la vittoria da giocatore? Io sì, invece, siccome fece sono benissimo, io sono un esteta, per me gli allenatori sono italiano e quello della scuola di Castori. E quello del City, mi piace la triangolazione. I tifosi del Pescara si ricordano con la vittoria perché in un amichevole a Francavilla. Fortuitamente chiaramente fece finire la carriera a Terracenere ti ricordi? No, mi ricordo questi infortuni di Terracenere non mi ricordavo che fu con la Vitto a commettere il fallo ci fu un contrasto non è che fu un contrasto abbastanza che energico che condizionò tutta la stagione povero Terracenere sì, fu con la Vitto che fece... scuola Castori vabbè, è un tipo di allenatore che può piacere, può non piacere. Castore Bellini... è un altro che ha vinto tanto, pure io sono io sono più d'Annunziano che esteta. Però voglio dire, Colavitto come Castore sono due allenatori che comunque hanno vinto. Vabbè, fermo restando questi allenatori. Non ci piacciono nettamente superiore. Cioè, Oteri c'ha il calcio nella testa, c'ha il movimento senza palla, c'ha le triangolazioni. Calcio organizzato. Organizzato. Anche questo è un calcio organizzato, solamente è funzionale. Cioè, giocare sulla seconda palla. Però è funzionale il risultato. Cioè, loro giocano sulla seconda palla. Ci sono due scuole quindi di pensiero. Chiedo a Paolo De Carlos, quelli che dicono che Allegri è quasi scarso, tu sai appunto come la penso, tu il contrario, che Allegri è quasi scarso, perché con quella squadra, con quei giocatori, devi vincere per forza. Poi sì, quando vai, aspetta, siccome sta dicendo... No, non allarghiamo il discorso. Se prendiamo lo spunto, l'ho allargato al nazionale per prendere lo spunto, per dire a lui, siccome... sulla Juventus, ma siccome lui sta parlando, che dice che contano i risultati, non è affatto vero. Conta anche come li ottieni determinati risultati. Scusa, però tu hai fatto una sintesi che non mi appartiene. Io ho detto che alla luce di quello che stava dicendo Gianni, ci sono due scuole di pensiero, cioè il gioco funzionale al risultato e il gioco funzionale al risultato e allo spettacolo. Certo, questo ho detto. Certo. Non ho detto questo è meglio e quest'altro è peggio. Sì, sì. Ho, sola, ho, sola,
solamente sintetizzato quello che lui diceva. Ci sono due scuole di pensiero. Paolo? Che non è affatto vero che quelli che giocano meno bene, le squadre meno bene, fino adesso ho ascoltato con interesse Gianni, ma non è detto che una squadra che gioca meno bene di un'altra però ottiene i risultati non vada bene, bisogna vedere che chiede a quel campionato, diversi, a quella società. Però vi ho chiesto a Oteri dove lo collochiamo. Quello è il Oteri problema, dove lo collochiamo? Rispondo come ha detto lui, lo colloco tra quelli di prima fascia, certo. non ci possiamo giudicare sul risultato, ma questi sono 30 anni che allena, positivi, no? Come gioco. No, perché anche quando non è andato bene su determinate piazze, negli ultimi anni è stato un po' claudicante. In termini di risultati e di prestazioni. È vero. Però voglio dire, quelle persone sono quelle persone che ce l'hanno in testa, che vogliono vincere giocando bene. Poi va male, posso anche perdere la partita, perché chi è che si vantava? Ah, Gigi Cagni si vantava che batteva sempre Zeman, no? Ed è vero, purtroppo, ma è il contrario del calcio. Cagni di fronte a Zeman. Guarda che Gigi è un amico mio, adesso mi dispiace, ma io glielo ho detto anche in faccia. Insieme a Breda metto anche Cagni. Sì, nettamente. Anche scusa, prima. Possiamo dire alla regia, cioè il numero adesso chiamiamo Gigi. Sì, va bene. Però voglio dire, dice in faccia, è normale, certo, è normale che io mi metto anche da parte del tifoso, perché il tifoso se viene allo stadio si diverte, ci torna. Anche se qualche volta si arrabbia perché Gianni, perde. Ma sai, a Pescara questo è un discorso scontato, cioè, ieri proprio sentendo Gasperin, c'è uno che ha visto 40 anni di calcio a Pescara, ha visto sempre un modo di fare calcio propositivo, organizzato, certo. Spettacolare, questo il tifoso pescarese ce l'ha nel DNA, Riccardo, tu dove lo collochi Oteri? No, volevo dire che sta parlando di aria fredda questi signori, il risultato ha colto una cosa sola, vincere. Punto. Bene, male, 1-0 sul torrente, sul rigore che non c'è. Basta vincere, cioè, e siamo tutti contenti. Poi quando vinci ciò che anche è bene. C'è un altro fatto. La verità. C'è un particolare. Se giochi male una partita la vinci. Ne giochi due la vinci. La terza non vinci, la quarta non vinci, ma io ti ho semplicemente detto che quello che conta alla fine è il risultato, perché sì, io se adesso ti faccio normale, un esempio sì. Te lo dimostro e l'ho già fatto io una volta, andare a San Siro ho visto Milan Fiorentina, il Milan doveva vincere 20-0, ha fatto 20-0 gol, la Fiorentina ha fatto due ripartenze, due gol con Roberto Baggio. Può succedere una volta, se tu leggi il risultato, però tu leggi il risultato e non hai visto la partita, dipende, ci sono delle vittorie che Riccardo, ma nel palmarès però il Milan ha vinto 10 volte di più di quando ha vinto la Fiorentina, ti sto facendo un esempio per dirti che nel gioco del calcio quello che conto è la vittoria. Sì, ti richiedo su Oteri dove lo collochi. Allora, Oteri lo colloco tra un allenatore di Serie C che sta facendo un medio campionato, non posso dirti bene. Pur avendo un buon organico. Pur avendo un medio campionato, allora guarda, uso un termine in più, un campionato anonimo per il momento. Allora, adesso vi do anche una notizia sorpresa per quello che vuole essere. Galeone, che a Pescara tutti conosciamo, di Oteri ha molta stima e certo. Dice avrebbe meritato palcoscenici più importanti. Tu dici, vabbè, non è che se lo ha detto Galeone, però rientra un po' nella sua filosofia anche di gioco, calcistica. Certo, sì, ma è giusto. Si suppone che Galeone, un tantinello poco di calcio, no, ne capisce più di Paolo, di Riccardo, di Francesco. Vabbè, ma il giudizio cioè, non è che allora, cioè, qualsiasi cosa dice Galeone, Vangelo, no, cioè, non sto ho detto dicendo, che qualsiasi cosa è molto, ma io non sto ho dicendo, detto che lui ha un metro di giudizio diverso dal nostro. Io, per esempio, perché vorrei sentire Zeman intervenuto. Sentiremo anche Zeman con curiosità. Andrea, tu avevi una domanda da fare, però si è collegato con noi l'agente FIFA Donato Di Campi, che saluto. Buonasera Donato. Buonasera a tutti. Allora Donato, inizio subito con una provocazione, perché ricordo che qualche settimana fa, anzi all'inizio della stagione, tu parlasti molto bene dell'attaccante Ferrari, al contrario di un nostro collega che era in studio, Luca Pennese, che sosteneva il Pescara non ha attaccanti, nessuno fa gol,
E tu in quell'occasione gli hai consigliato: aspetta Luca, perché prima o poi uscirà Ferrari, e ha segnato 8 gol finora. Che succede? Che stasera in trasmissione abbiamo un altro personaggio del calcio, il direttore sportivo Gianni Rosati, al quale non piace Ferrari, ma non piace come caratteristica, non dice che non è valido, correggimi se sbaglio. Sì. Donato, però l'importante è fare gol, no? E Ferrari li sta facendo. Ennese può pensare a fare le bollette, le scommesse per il momento. No, scherzo, dai, è un modo per prendere un po' in giro anche Luca. Chiaramente ognuno nel calcio la vede come meglio crede. Secondo me è un autentico bomber, sprecato anche per la Serie C. Ha sicuramente qualche limite tecnico, ma credo che nel panorama dei centravanti che ci sono in giro sia quello di maggiore creatura tecnica e sicuramente vede la porta più di ogni altro. Ha fatto 8 gol, ma ha giocato anche poco, quindi dobbiamo anche verificare i numeri, che nel calcio sono importanti. 8 gol con poche partite, credo che per il Pescara sia una pedina fondamentale per cercare di vincere questo campionato, quantomeno arrivare nei playoff. Rosati, comunque, su questo aspetto è d'accordo? Sì, su questo aspetto sì. De Carolis sosteneva che Ferrari è tra gli attaccanti più forti del campionato. Peccato che non abbia giocato nella prima fase della stagione, quando Otelli preferiva De Marchi. E questo potrebbe essere un piccolo rimprovero. Donato, ci ascolta? Sì, ma è quello che dicevo prima, se la domanda era rivolta a me, è proprio quello che dicevo prima. Io sul Loco avrei messo la mano sul fuoco, che in Serie C fa gol a ripetizione, ma perché la sua storia lo dice, in tutti i sensi, a Piacenza ha fatto gol, in quella parte di a Como ha fatto gol dappertutto, quindi anche in Interregionale, a Montecatini, quando giocava in Interregionale, era appena arrivato dall'Argentina, era il capocannoniere quando il Genoa lo prese dal Montecatini, quindi è uno che ha il gol nel sangue e che quando è in campo si fa sentire. Può sbagliare un'occasione facile, ma sicuramente se gli capita la palla tra i piedi la mette dentro. Allora Di Capri, su questo giro d'andata del Pescara, perché noi ci siamo sentiti all'inizio della stagione, ieri si è concluso il girone di boa, e quindi che giudizio può dare Di Capri, soprattutto in prospettiva? Oteri ha detto: nel ritorno faremo sicuramente più punti. Ma io penso di averlo detto anche prima, probabilmente il presidente Sebastiani non aveva avuto il coraggio di pulire completamente la squadra, e lo ribadisco ancora, questa squadra ha ancora addosso scorie del passato, e credo che era necessario pulire tutti. Il presidente è troppo buono con molti giocatori, instaura un rapporto di amicizia che purtroppo non va bene. Va bene fino a un certo punto, quando poi purtroppo il calcio è diventato un'azienda e non può essere, quando si lavora si lavora, non si può pensare alle amicizie, ai rapporti personali, e bisogna essere forti nel dover recidere nei momenti giusti i rapporti nel calcio. Non si può stare in un posto per tanto tempo, e lo dice la storia, lo dice, ci sono pochissimi casi di giocatori che sono restati per tanto tempo in una squadra. Una riflessione di Gianni Rosati su questo argomento: può essere questa una concausa di quanto è accaduto? Sicuramente sì, è vero che doveva, come dice lui, deve fare piazza pulita, per rinnovare un po'. È come quando l'aria in una stanza è consumata, bisogna anche perché sono due retrocessioni, Donato ha ragione, sono due retrocessioni consecutive, ma gli elementi comuni che hanno reso, che hanno fatto queste due, hanno fatto nel senso che poi hanno in qualche modo fatto questa esperienza con la maglia del Pescara, due retrocessioni, qui la pulizia, il repulisti era nelle cose, bisognava farlo per forza, anche per dare un segnale all'ambiente. Non puoi rimanere qua a vita, certo, in funzione, certo, non per una stima tecnica, ma in funzione di un rapporto che sul rapporto di amicizia non sono del tutto convinto. No, con i giocatori mi sembra di capire. Sì, con i giocatori. Non deve farlo in questo senso. No,
dipende da a chi e perché. Però deve essere la regola che deve mantenere un certo memoria corta. Il buon Vincenzo Marinelli però era molto amico dei giocatori. Ah, vabbè, sì, molto. Certo. Come è sbagliato entrare in campo alla fine della partita? Diceva, devi vedere salutare. Come, con chi e perché. Certo. Voi parlate dal presidente, sì, molti sì, allenatori, sì. Non sì. Dall'allenatore. No, parliamo del presidente che ha, mi sembra di capire. Sì, quello ha detto quello, sì. Giusto. Amichevole giusto. Con i giocatori. Sì. Non puoi alla fine della partita ragione, vedere giusto, il presidente certo. Che dà il 5 certo, ai certo. Giocatori. Allora, secondo Donato Di Campri ci deve lasciare tra poco. Andrea Costantino, una domanda per Donato Di Campri. Donato Di Campri, gli chiedo se i partner di Ferrari in questo momento sono in linea di massima Clemenza e Dursi, ma Dursi sta continuando a deludere. Non è il caso di iniziare a dare fiducia a questi giovani che entrano e fanno bene, mi riferisco a Chiarella e Rauti soprattutto? Chiarella è tanta roba. Assolutamente sì, io credo che Dursi sia un giocatore, anzi sono sicuro che era un giocatore chiesto dall'allenatore, io sono per dei progetti fatti dai direttori, nel senso così che gli allenatori non è che possono portarsi dappertutto i giocatori che credono perché nello spogliatoio possono gestirlo. Dursi, se non è all'altezza, bisogna si è interrotto un attimo la linea, allora vediamo se sì. Quindi lo stanno chiamando, sì, ti ascoltiamo. Cosa, stavo dicendo così, bisogna sostituirlo, è inutile girarci attorno, soprattutto nella situazione del Pescara che in questo momento ha necessità di non perdere più colpi. Quindi La linea è un po' disturbata, Donato, abbiamo capito il senso della tua risposta, ti chiediamo soltanto per chiudere, adesso è il tempo di Natale, stai organizzando degli eventi con la tua struttura, supporter, la parola d'ordine in questo momento è sicuramente sicurezza, o no? Sì, assolutamente, ma lo è per me, ma per tutti, questa parola d'ordine. Bisogna averlo allo stadio, negli eventi, nei ristoranti, in tutti i modi. È una cosa importante, noi con la mia struttura la faremo tamponi a tutti, oltre a chiedere Green Pass. È necessario in questo momento in cui la pandemia si sta rivitalizzando. Stiamo attenti, vacciniamoci soprattutto, che è la cosa più importante, e manteniamo dei comportamenti corretti. Bene, Donato, ti facciamo gli auguri di buone feste, di grazie, buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Anche Donato Di Campri, ecco, sul discorso che faceva Di Campri, vorrei chiedere a Gianni Rosati, ecco, il ruolo del direttore sportivo sta un po' scemando. Lui ha detto il contrario. Il senso invece era bisogna far fare le squadre ai direttori sportivi, sì, quindi era d'accordo con te, sì. Ma anche con me. Così, ma secondo me non è vero. Allora lui però ha detto, cioè, in che senso non è vero? I procuratori non la pensano così, pensano di farle loro le squadre. Lui ha detto non deve essere l'allenatore a portarsi il giocatore, deve essere il direttore sportivo. Però in quanti procuratori Gianni Rosati dice lui in veste di procuratore non la pensa così come categoria, però non è vero, però lui è stato, però ha detto questo, non sì, ha detto la verità, ha detto la cosa giusta, e c'è il rischio, sì, però su Dursi mi sarei sbagliato anch'io. Su Dursi mi sarei sbagliato anche io. A me Dursi piace però molto. Gianni Ferrari, però Ferrari, come lo vedi, cioè, ti rendi conto che è un attaccante forte, cioè io pure come ha detto lui Donato Di Campri, Ferrari, quando il Pescara ha preso Ferrari mi sono veramente tranquillizzato, questo è un attaccante in questa categoria. È ancora di proprietà del Napoli sia Dursi sia Ferrari sono venuti con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie. Speriamo che non ci sia il Plus Valenza della Fermana col Napoli e con il discorso del plusvalenza, facciamo un macello che non finisce mai. Pronunciare la parola plusvalenza adesso è come una bestemmia. Zitto, non ti fare. Così. Noi faremo una puntata sulle plusvalenze. Ma già l'hai fatta, l'hai fatta l'altra volta. Sì, però c'è il dottor De Stefani che ha detto dobbiamo ampliare questo discorso sulle plusvalenze. Quindi farai degli approfondimenti al replay.
esatto. Perché farai replay, più, replay, più il supplemento al replay. Esatto. Fai esatto. Il supplemento economico, economia. Andiamo in pubblicità, entriamo adesso nel vivo di Ancona Pescara, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo nell'ultima parte della trasmissione di replay, entriamo nel vivo di Ancona Pescara. Allora, sentiamo subito
L'allenatore Gianluca Colavitto, dopo la vittoria di ieri sul Pesaro, qualche dichiarazione e poi continueremo a parlare di questa sfida di mercoledì. Colavitto. Tutte le componenti stanno andando bene, ora ci aspetta un inizio di girone di ritorno, quindi è un altro campionato già da mercoledì, è giusto che i ragazzi stasera festeggiano, ma io devo pensare a come iniziare il girone di ritorno nei migliori dei modi e cercare di portare punti a casa e arrivare alla quota che ci eravamo prefissato all'inizio del campionato. Ah, le aspettative, io le volevo vincere tutte, è normale che comunque sono tantissime, un'enormità, 31 punti, ma io sono l'ultimo che deve parlare di questo aspetto, perché se io parlo e dico è un'enormità i 31 punti, dico che è un'impresa salvarci, dico che la squadra non costa niente, dico e io trasmetto negatività, io non trasmetto nulla, perché i ragazzi sanno benissimo il percorso che devono fare, sanno benissimo il percorso che hanno fatto nella loro carriera, sanno benissimo che per loro è un'opportunità, come è un'opportunità per il sottoscritto. Andare avanti e cercare di rendere questa passione, questo lavoro, questa missione che mi sento dentro gratificante anche dal punto di vista economico. Rosati. Beh, ha detto cose giuste, dal suo punto di vista ha detto cose giuste. In effetti è una società che non ha investito molto sul mercato, mi sembra di capire. No, non, questo non lo so, è strano perché il presidente mi sembra uno molto... Però rispetto a altre società sta raggiungendo gli obiettivi. Sì, sì, al momento sì. Francesco, che dicevi? Dicevo era abbastanza agitato dopo la partita... Evidentemente non aveva notato qualche cosa che non andava ed era in polemica con qualche domanda che gli era stata rivolta. Comunque 31 punti per l'Ancona alla fine del girone di andata è grasso che cola. Paolo e Riccardo, Paolo? No, io voglio sapere quanto guadagna, lui è molto soddisfatto economicamente, riusciamo a sapere qual è l'ingaggio di Colavitto? Che ce ne frega? Non lo sappiamo. No, perché se si misura l'andamento di un campionato, 31 punti, anche perché lui dice sono soddisfatto economicamente, probabilmente la pietra filosofale sta lì, di Colavitto intendo. Abbiamo in diretta il direttore sportivo dell'Ancona Matelica, un nome conosciuto molto anche in Abruzzo, Francesco Micciola. Buonasera direttore. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ciao Ciccio. Allora, i saluti da Paolo De Carolis, da Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco, Gianni Rosati, Andrea Costantini. Allora direttore, buonasera. Abbiamo sentito poco fa l'intervista con il suo allenatore e... L'Ancona sta facendo grandi cose in questo campionato, 31 punti al girone d'andata, sono sicuramente un bel bottino. Sì, siamo contenti, siamo venuti in una nuova piazza, stiamo facendo questo percorso positivo con una squadra abbastanza giovane, abbiamo rinnovato tanto e adesso abbiamo questo scontro con il Pescara. Sicuramente sarà una bella partita mercoledì. Ecco, stavamo sentendo la conferenza stampa di ieri dell'allenatore Colavitto che ribadiva sempre questo concetto, noi abbiamo fatto tanti punti, siamo partiti con l'obiettivo della salvezza, Di Francesco ha rilevato che era un po' nervoso, ma perché c'è stata qualche domanda piccante, chiedevi? Sì. Perché è sembrato quasi infastidito, ti saluto intanto Francesco. Da evidentemente c'è un retroterra, ossia giudizi forse poco positivi sul campionato, che mentre io credo che 31 punti è decisamente un buon campionato. Ma no, ma 31 punti sono tanti e siamo contenti, ma dopo le partite a caldo può succedere che qualche giornalista può fare qualche domanda e uno si può anche infastidire, no? Ma sono cose che capitano, non è, per me non è successo nulla e noi siamo contenti del lavoro che sta facendo Colavitto, come siamo contenti del lavoro che sta facendo la squadra e niente, è un percorso di crescita, l'ho detto prima,
che stiamo avendo con una squadra molto giovane. Siamo cresciuti, stiamo crescendo tanto e speriamo di continuare così. Paolo De Carlis, sì. Ciccio, e te, credo abbiamo visto le prime due partite insieme, ma mi ricordo la prima Pescara Matelica. Ti ricordi che eravamo alla fine insomma abbiamo fatto un po' il punto della situazione, nonostante fosse tu eri tra l'incerto, soprattutto l'incredulo alla fine, perché ricordiamo che quella è stata una partita vinta dal Pescara, ma in cui l'Ancona ha messo in campo una prestazione veramente importante. E mi hai detto: è un campionato difficile, siamo una squadra giovane, quello che stai dicendo, però si capiva che avevi un certo ottimismo, cioè avevi fiducia in quello che avevi fatto. Guarda, ti faccio i complimenti, che non sono mai scontati, e non perché ci conosciamo da un po' di tempo, ma hai sempre lavorato bene, hai fatto sempre grandi risultati. Qui hai fatto un piccolo capolavoro, perché in effetti hai messo in piedi una squadra giovane all'esordio in un campionato importante come la Serie C, fatto vedere anche di poter allestire una squadra pescando dalle serie minori. Ma mi ricordo il giudizio delle prime partite, mi hai detto: sarà per noi, sarà molto difficile, però insomma sono convinto che alla fine il lavoro pagherà. Cioè, ti risento dopo un intero girone d'andata e devo dire che insomma sei stato un buon profeta. Sì Paolo, ma tu portare un capoluogo di regione, noi abbiamo portato un capoluogo di regione, il progetto che avevamo a Matelica con lo stesso budget, e qui sono abituati a fare categorie superiori, Serie B, Serie A, hanno un palato fine, no? Qui ad Ancona, e quindi all'inizio c'era molto scetticismo, poi portavamo anche giocatori abbastanza, cioè, che non erano conosciuti, quindi è normale il scetticismo. Quindi abbiamo, per ora, io penso che le cose, abbiamo portato un po' di entusiasmo, si è creata una sinergia tra squadra e città, tra squadra e pubblico, quindi siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. È normale, questo essendo un girone, non dimentichiamo che ci sono tre retrocesse dalla Serie B, ci sono organici superiori, budget superiori, città importanti. Il caso del Pescara, Ciccio, cioè rispetto a voi costa quattro volte di più, con nomi sicuramente molto più ridondanti. Sicuramente, però alla fine la classifica nonostante tutto dice altro, no? Sì, però noi ci stiamo scontrando con realtà, con organici veramente, con giocatori importanti, quindi questo è un merito che va allo staff tecnico e ai giocatori, che ci stanno mettendo tanto impegno, tanta passione e sudano la maglia, quello che noi vogliamo, quello che noi chiediamo. Quindi noi siamo benissimo ad Ancona, che secondo me è una grande piazza. Siamo alla grande qui e speriamo di continuare e fare più punti possibili. Allora, Riccardo Clinco, velocemente, sera, perché abbiamo pochi minuti con il direttore. Sì. All'inizio eravate annoverate come una delle squadre, diciamo, nella terza fascia, erano fatte tre fasce per girone, quest'anno e dopo il girone d'andata siete, possiamo dire, la rivelazione del campionato fino a questo momento. E la seconda domanda è: dove volete arrivare? No, vabbè, l'obiettivo è quello di fare bene, però domenica dopo domenica, noi ragioniamo domenica dopo domenica, ma noi la rivelazione del campionato lo siamo stati l'anno scorso con il Matelica, abbiamo fatto bene e siamo contenti, quindi quest'anno noi vogliamo fare bene, però è normale che noi, l'obiettivo nostro è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e meglio è, perché ripeto, questo è un campionato, un girone molto difficile ed equilibrato. Vinci due partite e ti trovi in zona playoff, perdi due partite e ti trovi in zona playoff, quindi devi essere sempre equilibrato e devi ragionare, secondo me, domenica dopo domenica come stiamo facendo noi. Allora, Andrea Costantini,
Prego Andrea. Saluto il direttore, avrei due curiosità, parto con una, poi se avrò tempo faccio anche l'altra. Nel 2017, direttore, si sono incrociate per la prima volta le strade sua e di Gianluca Colavitto alla Vastese. Da allora ad oggi questa coppia, questo sodalizio Micciola-Colavitto, come è cresciuto? Vabbè, io ho sempre avuto grande stima, grande rispetto, perché secondo me è prima cosa una persona seria, vera, e poi secondo me è un ottimo allenatore, quindi stiamo facendo un cammino, un percorso insieme, e niente, speriamo che questo percorso ci porta sempre più in alto. Però posso dire che noi abbiamo un allenatore, secondo me, ma sempre per il mio modesto è, secondo me abbiamo un allenatore, uno dei migliori della categoria. Allora, un'altra curiosità, lo scorso anno Alessandro Fagioli in Serie D ha fatto 4 gol in tutto il campionato, ora con mezza stagione in Lega Pro senza essere sempre titolare ha già segnato 8 reti, come spieghiamo questa metamorfosi di un ragazzo cresciuto nel Teramo ma che viene dalla provincia di Pescara? Fagioli ha una grande voglia, una grande fame, ci mette tanta applicazione, poi fare male. Lui il ragazzo ci sta dando delle soddisfazioni, io mi auguro che continua così, però io lo vedo, il ragazzo è molto applicato, c'è tanta voglia di fare bene, quindi, e noi preferiamo prendere questi ragazzi che hanno voglia, che hanno grossa motivazione, a giocatori sì importanti, però noi guardiamo molto questi aspetti qua dei calciatori. Ecco, diritto l'ultima cosa, si gioca di mercoledì, peccato perché ovviamente se si fosse giocato di sabato o di domenica ci sarebbe stato uno spettacolo a livello di pubblico soprattutto. Sì, sicuramente periodo natalizio si lavora mercoledì, però io penso che mercoledì ci sarà un po' di pubblico, sera domenica era meglio, però come ci arrivano ancora i Pescara a questa sfida? Ci arrivano bene secondo me, perché il Pescara sta facendo bene in quest'ultimo periodo, è un'ottima squadra con un allenatore bravo che io stimo molto, con una società secondo me io ho anche stima del presidente Sebastiani, quindi ci arriviamo bene a questa sfida. E poi ecco, direttore, tanto il presidente Sebastiani lo ha dichiarato, era stato anche tra i direttori sportivi contattati per lavorare qui in Abruzzo, ma lei aveva già dato la parola all'Ancona Matelica e quindi non se ne è fatto più nulla. Sì, però per un abruzzese sfidare il Pescara è sempre una bella emozione, credo. No, ma Pescara è una grande piazza. È una piazza che è bella e quindi sarà una partita secondo me bella, perché sono due piazze importanti, Ancona e Pescara. Direttore, grazie per questo contributo, in bocca al lupo per il vostro giorno di ritorno e auguri di buone feste da parte di tutti. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi, auguri a tutti. Grazie. Grazie. Allora, Ancona Pescara, ripartiamo da Gianni Rosati, due grandi piazze in Serie C, ricordiamo come diceva bene prima Rosati, l'Ancona di Pieroni, l'Ancona di Italo Castellani, può essere un momento di rinascita anche per il calcio dorico? Beh, speriamo, loro hanno bisogno insomma di ripartire in tutte le maniere, di tornare nel calcio che conta, insomma Ancona, ieri leggevo hanno fatto 2700 spettatori, quindi più gli abbonati. Quindi c'è tifoseria, c'è voglia, anche perché questi anni hanno fatto l'eccellenza, sì, interregionale, società che saltavano, poi tornavano, quindi devono tornare per forza su, e non è facile, perché poi, come diceva Micciola, poi loro sono anche però molto esigenti. Quest'anno può andare bene, poi un altro anno vogliono vincere il campionato, non... Quindi altrimenti, altrimenti cominciano... Scusa, esigenti chi? La tifoseria, la città,
Cioè, noi per vincere i campionati lo sanno, sì che ci vogliono i soldini, allora, le società, se no fanno la fine che vanno di nuovo l'anno che abbiamo in eccellenza. Perché il passato siamo stati là. L'anno che questi abbiamo vinto, hanno raccolto che stavi morendo. L'anno che abbiamo vinto con Pieroni e con l'allenatore Simoni, qualche partita non l'avevamo vinta, allora ci dicevano andiamo a giocare col Chiaravalle. Quindi loro sono esigenti, vogliono vincere. Chiaravalle, poi, ricordiamo, è proprio a pochi chilometri da Ancona. Dove sta il nostro amico Paolo? Certo. Salutiamo. Come se dicessero a Pescara andiamo a giocare col Sambucese. Insomma, la stessa cosa. Quindi adesso però, certo, c'è fermento, poi c'è soddisfazione perché la classifica porta su, non stanno a guardare come vengono. Ho visto anche i gol, adesso per caso mi sembra un po' fortuiti, ma comunque... Vabbè. Che tipo di squadra è quindi l'Ancona Metelica? È una squadra di combattenti, questo sì, di gente che ha fame, ha voglia di fare, grintosa, determinata, abbastanza, diciamo, con gamba, però ecco, dove latita è il gioco del collettivo, non mi sembra che abbia un collettivo che sappia palleggiare, che sappia tenere palla, come fanno altre squadre. Quando l'ho visto io, si affidano molto alle cosiddette ripartenze, perché hanno una buona solidità difensiva, ripeto, nelle partite che ho visto io, quindi sì, non questo, è in discorso in assoluto. Hanno una difesa compatta e sempre col 4-3-3 gioca tra difesa e centrocampo lo spazio è sempre poco, ossia le cosiddette linee sono vicine. Poi sulle ripartenze sono, ecco, allora, sono vicine. Le ripartenze chi le fa? Chi si difende, non chi attacca. Però torniamo al discorso di prima, ognuno ha un'idea. Sì, allora io voglio giocare nella metà campo avversaria, certo. Nella mia metà campo non ci voglio giocare. Poi dopo, ognuno, come dice lui, la vede in modo diverso, no? Io se devo fare le ripartenze non vengo neanche a vedere la partita dello stadio. Però per una squadra che deve salvarsi arrivare a 31 punti. Sì, sì, no, no, io è una scelta, rispetto, no? A quanto sono organico, ha detto 50 volte che costa 10 volte meno degli altri. Sì, sì, sì. Quello è un miracolo. Io ho detto che sono pericolosi sulle ripartenze, no, perché sono bravi nel difendersi quando il gioco, il pallino, così non come mi riferivo si dice, a te. Esatto, ce l'ha la squadra avversaria, perché poi quando devono manovrare, ripeto, nelle partite che ho visto io, l'ultimo a Teramo, non sono da disprezzare. Quindi anche perché 31 punti non si fanno sempre e solo, certo, per sbaglio o perché non, l'arbitro, certo, del rigore che, certo, non c'è o la fortuna. 31 punti comincia a essere un bottino. Ma poi e tu una tua solidità la devi avere. Gioco. Riccardo, secondo te sarà il Pescara a fare la partita ad Ancona? No, no, secondo, cioè, me assolutamente la partita. Restano tutti e due nelle proprie metà campo. No, no, no. Da no, no. Secondo me sarà una partita aperta. L'Ancona è una buona squadra, non gioca solo sulle ripartenze, è una squadra giovane che corre molto veloce, è una squadra che noi soffriremo. Per noi è una partita più importante per noi che per loro, perché per noi se facciamo un risultato che sarebbe la quarta vittoria consecutiva vorrebbe dire proprio fare uno scatto in avanti, tra l'altro con una squadra che ha pari punti. Però devo dirti che la vedo come una partita molto complicata, perché corrono per 90 minuti, sono più giovani, hanno voglia e arrivano anche da un periodo di entusiasmo, e quindi sarà una partita molto complicata, sicuramente non come queste tre che abbiamo vinto. Paolo è dello stesso avviso? Sono dello stesso avviso, quella è una squadra che va a 200 all'ora, che ha nella cifra agonistica davvero l'elemento decisivo, determinante, del molta corsa, molta gamba, molta fisicità. Però tornando a prima, è vero, cioè il concetto di ripartenza, lo diceva Gasperini ieri sera. Perdonatemi, il Liverpool gioca sulle ripartenze di Salah. Vogliamo parlare il di City? No. Ma City no, il Liverpool, l'Inter gioca sulle ripartenze. Sono due strategie diverse. Due filosofie diverse. Sono due strategie diverse. Liverpool è la squadra più forte che c'è d'Europa. No, lo dici tu, no, è più forte il City, lo dici tu. Io preferisco il City un miliardo di volte. Ma quello è un fatto estetico, Gianni. Ma che dici? Quella è una strategia. Una strategia, lo dico, una squadra che vivono sulle ripartenze. Ma sa detto,
Ma questo non esiste, questo Gianni, dialetto... quell'altro è soltanto un grindoso. Gianni, potrei essere d'accordo con te, ma io questo discorso, quando ne parlo anche con altri amici o altri allenatori delle liti furibondi, diciamo così, certo, io sono... chiedo scusa, mi insegni tu però che al di là del credo e di quello che l'allenatore è capace di insegnare, giusto? Poi perché credo che una delle grandi qualità di Galeone era che insegnava, parlava di calcio e insegnava calcio. Giustissimo. Bene, punto a capo. Ma se non hai giocatori per fare determinate cose, devi essere bravo ad avere anche l'alternativa a quella che di solito fai. Perché quando poi mi insegni tu che l'avversario ti prende le misure, e se tu sei abituato a fare tic, 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 arrivi là, vuoi dire qua mostro muro, chi ce l'ha messo? Ecco. Ma tu quando fai l'organico... Secondo te ancora Pescara che partita sarà? Ah, non lo so. Cioè sarà dovrebbe, Pescara impostare la partita. Dovrebbe essere il Pescara che dovrebbe impostare, credo, la partita, però. Non so, e secondo me loro gli danno questa possibilità. Per come gioca l'Ancona dovrebbe essere anche un pochettino scontato questo. Ecco. Questo aspetto che stiamo dicendo. L'Ancona secondo me fa la partita su questo fatto. No, secondo me invece l'Ancona fa la partita sul concetto essenziale che l'ha portato a fare 31 punti di non farti giocare, cioè, quindi di aspettarti e ripartire, di venirti a rompere sempre la davanti. Zona, sporcarti la palla, non farti giocare, aggredirti, metterti sempre pressione, l'uomo addosso, e noi soffriamo questa cosa, è una partita è una squadra che morde, scusa, al di là dei numeri che sono sempre importanti, perché alla fine sono i numeri che ti dicono se hai fatto primo, secondo, terzo o ultimo. È una partita completamente diversa dalle ultime tre ed è molto difficile, ed è un esame per capire se il Pescara ha vinto tre partite perché l'avversario era debole o perché adesso il Pescara ha una sua fisionomia, una sua forza. Chi erano le tre partite? Imola, Pontedera, Grosseto e Pistoiese. Grosseto, Pistoiese e ultime per ultime e terzo ultimo quasi. Il Pescara nella fase iniziale ha fallito anche contro le squadre tipo Viterbese, tipo... Ma io infatti non disprezzo queste tre vittorie. Non è mai facile vincere. Esatto, però bravo, questo è un test più però adesso ecco, questo è un test. Vediamo il quadro completo di mercoledì. Le partite si disputeranno quasi tutte alle ore 18. Balcenone si fa qui. Allora, Carrarese Pontedera, Gubbio Cesena e Viterbese Fermana si giocheranno alle 14.30. Poi ancora Pescara, Lucchesi Molise, Modena Grosseto, Montevarchi Reggiana, Pistoiese Olbia, Teramo Entella, Vispesaro Siena. Al Pescara interessano soprattutto i risultati di Teramo Entella e del Cesena che va a Gubbio, giusto Andrea? Con Cesena. Esatto. Che ha più soldi perché è una società 8 più punti. Ricca, no? Sì, americana. Sì. Un'americanata, ci aspettiamo. Robert Lewis e John Aiello. Va bene. Diciamo che Cesena c'è un grande giocatore. Aiello non mi piace il cognome. Chi rischia di più, l'Entella a Teramo? Oppure Cesena a Gubbio. Cesena a Gubbio. Invece Reggiana sul campo del Montevarchi e il Modena in casa con il Grosseto. Modena. La Reggiana è l'unica squadra che non ha mai perso, chissà se il Modena non ne approfitta. Il Montevarchi è una squadra molto giovane, ma ha delle vampate di giocate. Però la Reggiana è una squadra solida. Dovrebbero vincere tutte e due, il Modena con il Grosseto e la Reggiana. È vero che è fuori casa, però 11, quindi. Montevarchi... Allora, siamo in chiusura. Andrea, non so se hai novità dall'altra sede, mi sembra tutto tranquillo. Questo è lunedì, ricordiamo gli appuntamenti anche di mercoledì con la nostra emittente. Ore 17.30 con l'Abruzzo del Pallone Live, con chiaramente il racconto della partita del Conero e quella del Bonolis tra Teramo ed Entella, quindi poi vi terremo compagnia anche nel post-gara. Tu Paolo, che ricordi hai delle partite di Ancona? Tanti, soprattutto mi ricordo l'anno di Delio Rossi. Una sconfitta cocente che ci fece, eravamo insieme. Sì. La ricordi quella? Non bene, però vabbè, se mi dici. Comincia a perdere i colpi. No, quello rispose. No, non me lo ricordo perché le sconfitte le cancello. È vero. E me devo ricordarmi. Mi ricordo una vittoria del Pescara di Galeone, però al vecchio stadio. No, ma io quello fu al Conero. Io mi riferisco invece a poi l'assalto al treno. Sì. No, non è il Conero, è Vittoria. Delle vittorie. Sì. Al Conero adesso. Conero quello attuale. La vittoria Tolentino. Con? Stadio della Vittoria, Tolentino. No, però ancora il vecchio stadio.
Dorico. Dorico, scusa. E questo il Conero. Dorico. Questo è il Conero, ho sbagliato Riccardo, io. Riccardo, se Pescara vince Ancona cambia qualcosa. È via della vittoria. Sì. Cosa cambia? Cambia che la quarta vittoria consecutiva c'è una, sicuramente ci sarebbe una grandissima iniezione di fiducia per arrivare a andare addirittura a prendere il terzo posto. Però se la sosta, facciamo un bel Natale intanto. Beh, intanto facciamo un bel Natale. Intanto vinci. Gianni Rosati, 2022, bolle qualcosa in pentola, tornerà in pista prima o poi perché già si è riposato troppo, mi sembra di capire, nell'ultimo anno. Io ho due nipoti che saluto, sono bene così. Come si chiamano? Ginevra e Giorgia. Ginevra e Giorgia. Però ancora voglio tornare nel calcio, no? Gianni Rosati. Mica tanto. Con un bel progetto, non è che mi piace molto questo calcio. Ci vuole un bel progetto. Agonistico. Chissà se arriverà. Io sono per la tecnica, l'agonismo lo lascio al nostro amico. Progetto societario. Del Liverpool. Ma io i piedi quadrati, ma sono grosso, la metto sulla parte. Se arriva qualche buon progetto societario, chissà. Io vado alla De Persona, mi deve piacere la persona. Bene. Le facciamo tanti auguri di buon Grazie Natale a voi, a tutti anche nel mondo del calcio. Grazie a Francesco Di Francesco. Riccardo buon Natale Pinto, a tutti. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Buone feste. Ciao a tutti. Ringrazio Maurizio Daguì, Loris Benato di Telecamere. Mercoledì appuntamento per Ancona Pescara. Un buon Natale da Replay. Grazie per averci scelto.